Eccole. Coltello, 2, volo rovescio, 3, di nuovo a coltello e 4, volo dritto, 4, successive rotazioni di 90 gradi ciascuna intorno all'asse longitudinale. Manovra fondamentale dell'acrobazia che consiste per l'appunto nella rotazione intorno all'asse longitudinale, ovvero l'asse dal muso alla coda del velivolo. Il solista si allontana e da destra la formazione principale e il maggiore Stefano Vetti, il capo formazione, ci mostrerà come si esegue un tournò con 9 aeroplani. Rotazione intorno all'asse longitudinale abbinata a una traiettoria, come a disegnare l'interno di una gigantesca botte, 2600 piedi, 250 nodi chiamati dalla piazzante alle esibizioni delle frecce tricolori. Solista in arrivo da destra, fumo bianco, volo rovescio con no al centro della display line, ancora una volta volo rovescio. Ci sta dimostrando le caratteristiche tecniche di questo addestratore di posto, tutto italiano, in grado di sostenere il volo a testa in giù fino a circa 25 secondi. Cloche in avanti a spingere in questa salita negativa, cercando attraverso il tettuccio i 9 velivoli della formazione principale in arrivo da sinistra. La prossima manovra dalla voce del maggiore Vitti. Separazione dell'Apollo 313. Apollo, perché le due sezioni si separano proprio come fossero due moduli lunari. 313 perché 313esimo gruppo addestramento acrobatico è la denominazione ufficiale del nostro reparto, gruppo di volo dell'Aeronautica Militare, dove prestano servizio circa 100 tra ufficiali, sottufficiali e graduati della nostra principale. Si presenterà poi per la successiva manovra, ma da sinistra, poli numero 10, 120 gradi al secondo di rotazione intorno all'asse, rotea per circa 12 secondi, tanto il tempo per coprire circa 3 km della display line. Alla fine saranno 5 rotazioni consecutive. Adesso si divide.
con te io li vivrò. Manovra del cuore e 3, 2, 1, foto, ora! Stufata tricolore con il verde, il bianco e il rosso della nostra bandiera, questo il cuore, simbolo della passione. Giungere con la linea davanti, ma noi guardiamo a sinistra. 550 km orari, tonno, fumo bianco e ingresso per il nostro Tony numero 10 in questa virata Snyder positiva a 7G. In questo momento a bordo dell'MB 339 del nostro numero 10, tutto sta pesando circa 7 volte il suo peso, 360 gradi di virata, disegnando un cerchio perfetto con il fumo bianco, poi inversione e pull up negativo, meno 3G per una differenza in valore assoluto di circa 10G. Solista che si arrampica leggermente alla nostra destra, più a destra, leggermente alle nostre spalle, andiamo a cercare i 9 velivoli della formazione principale e il capo formazione con la prossima manovra ci presenterà Boni. Boni numero 4, il capitano Franco Paolo Marocco, Boni numero 5, il capitano Giulio Zanlungo, con questa rotazione simmetrica e simultanea si vanno a posizionare in coda alla formazione, rispettivamente in seconda ala Boni 7 e Boni 8 Gregari, in linea di fronte a disegnare così il calice della pattuglia acrobatica nazionale. Calice in questo momento a 1500 metri per poi puntare decisamente verso il basso e chiudere questo looping a calice, un calice perché no di un ottimo vino italiano, e il calice spostandosi poi alla nostra sinistra darà vita al cigno della pattuglia acrobatica nazionale in arrivo dalla nostra destra con il suo tonno lento, una manovra altamente tecnica che esalta la capacità del pilota di coordinare l'uso dei comandi di volo del velivolo, cloche e pedaliera per mantenere perfettamente costante la quota dell'MB 339 sull'orizzonte. Poi cloche a destra, virata secca va a lasciare di nuovo tutti dalla maggiore vite, sono in arrivo dalla nostra sinistra, sa ancora una volta un tonneau a botte eseguito questa volta a destra e in una configurazione che aumenta notevolmente la difficoltà di esecuzione di questa manovra. La formazione ruota intorno all'asse longitudinale delineato da Boni 1, Boni 6 e Boni 9 come fosse un unico gigantesco velivolo lungo circa 70 metri ed è questo il tonno destro a cigno della pattuglia acrobatica nazionale. Cigno che si allontana, negativa di Boni numero 10, eccolo in arrivo dalla nostra sinistra e riusciamo a distinguere il casco bianco del nostro solista mentre viene letteralmente spinto fuori dall'abitacolo del suo velivolo da una forza pari a circa 3 volte il suo peso. Solista a chiudere Boni numero 9, a disegnare così il triangolo inverso della pattuglia acrobatica nazionale che sale su in verticale con il nostro tricolore, sarà una trasformazione a rombo al top di questo mezzo looping e il solista dal basso cavalcando il tricolore si inserirà nella spettacolare apertura dell'Arizona. Manovra dell'Arizona, una manovra storica del programma acrobatico delle frecce tricolori dedicata all'Arizona degli aviatori, luogo di ritrovo dei primi pionieri dell'acrobazia aerea tutta italiana negli anni 20, ma noi non ci lasciamo distrarre perché sono 5 velivoli a destra, 4 quelli a sinistra che a breve concluderanno il grande abbraccio che le frecce tricolori vi dedicano oggi. 3, 2, 1, foto, ora! Alla pancia e con il fumo bianco punta il cielo salendo su, su in verticale, in questo momento sta leggendo la velocità in diminuzione sul suo anemometro e sale, sale fino a fermare ed invertire il moto della lancetta del suo altimetro. Si lascia cadere all'interno dei suoi stessi fumi, signore e signori, questa è la scampanata di Boni numero 10. Campanata del nostro solista che poi si allontana a sinistra ed è la volta della mano della scintilla tricolore. Del nostro programma.
3 MB339 della pattuglia acrobatica nazionale tra i pochi jet al mondo in grado di eseguire questa manovra. Due rotazioni, due avvitamenti e poi silenzio. È arrivato il momento di presentarvelo, questo era l'Omsovak del numero 10 della pattuglia acrobatica nazionale. Facciamo un grande, grande applauso al nostro solista alla prima stagione, il maggiore Massimiliano Salvatore. Di una successiva rotazione, eccolo il verde, il bianco ed il rosso della nostra bandiera. Rotazione di pony numero 2, capitano Alfio Mazzoccoli, pony numero 3, capitano Emanuele Savani sul 4 e sul 5, poi rotazione del 4 e del 5 a riprendere le posizioni, via i colorati e andiamo su a Piramidone. L'ordine del maggiore Stefano Vittel, Piramidone punta dritto verso il cielo, sta raggiungendo la fase rovescia di questo mezzo looping da destra. In arrivo il nostro solista che si inserirà nella spettacolare apertura della bomba. Meno 5, 4, 3, 2, 1, andiamo su, il countdown del capo formazione, i suoi gregari non se lo lasciano ripetere due volte. Siamo completamente circondati dai velivoli della pattuglia acrobatica nazionale in questo momento, mezzo looping per poi puntare tutti insieme contemporaneamente il centro della display line, invertire passando a volo dritto, prendere ciascuno i suoi riferimenti, tre livelli di separazione verticale per un incrocio mozzafiato eseguito sempre nella massima sicurezza se scegliete il vostro pony preferito fino all'incrocio della bomba. L'incrocio mozzafiato della manovra di acrobazia in questo momento al top di questo tonno sinistro a botte, ci punta con il faro bianco e giù la caricata per il successivo looping. Tonno e looping, due manovre fondamentali dell'acrobazia eseguite in una configurazione ad alta resistenza aerodinamica, carrello estratto e configurazione di atterraggio per il nostro solista che ci sta dimostrando le eccezionali doti di manovrabilità di questo addestratore biposto, tutto italiano, utilizzato ancora oggi presso il 61esimo stormo di Lecce Galatina per il conseguimento del brevetto di pilota militare da parte dei piloti della nostra forza armata e di alcune forze armate straniere. Scuola di galazionati, qual è la distanza minima in volo tra un MB339 e l'altro? Allora non perdete l'occasione di scattare una foto al ventre tricolore del nostro macchino in questa virata Snyder destra a bassa velocità con aerofreni estratti, 1,80 m, 2 metri di distanza in volo per il volo condotto interamente a vista dai piloti della pattuglia acrobatica nazionale, ma da sinistra ci punta di nuovo con il suo faro di atterraggio, fumo bianco, in arrivo poi il numero 10 con la manovra forse più celebre del suo repertorio, sintesi di capacità tecniche tramandate di pilota in pilota e di caratteristiche di volo del velivolo. Del nostro solista che poi tutto motore si arrampica alla nostra destra smaltendo di nuovo la velocità e rimanendo in zona e lasciando dietro di sé una sinusoide.